Ciao a tutti, io sono Manuel e oggi vi faccio vedere come preparare il soffritto perfetto. Cominciamo dal sedano. Ho già precedentemente sciacquato le mie verdure. Tolgo le foglie del sedano, che sono troppo delicate, quindi si brucierebbero nel soffritto, e la parte finale del gambo. Ovviamente tutte queste parti le teniamo per un brodo di verdure. Passiamo alla carota. Eliminiamo la buccia e le estremità. Manca solo la cipolla. Togliamo la buccia. Per un buon soffritto il taglio perfetto è la brunoise, cioè una dadolata piccolissima che viene definita come il taglio più piccolo che si riesca a fare. Siamo tra 1 e 3 mm, sicuramente più facile a farsi che a dirsi. Vi faccio vedere partendo dal sedano, per comodità lo taglio in due. Per prima cosa ricaviamo delle striscioline regolari e vado a tagliare a dadini. Un consiglio dal vostro Manuel: prima di questa operazione affilate bene i vostri coltelli. Passiamo alla carota. Lei, essendo cilindrica, scappa sul tagliere. Quindi, oltre a tagliarla a metà, vi consiglio di crearvi una base solida sulla quale poi tagliare. Quindi, opla, in questo modo non scapperà più. Stesso taglio del sedano. Otteniamo dei coriandolini così. E ora passiamo alla temibilissima cipolla. Coltello bagnato, così non piangiamo. Taglio a metà e con un coltellino più piccolino elimino il cuore. Comincio a praticare dei tagli in verticale e poi, stando molto attento, in orizzontale, cercando di arrivare fino in fondo, senza però tagliare del tutto la cipolla. In questo modo ci faciliteremo molto, ma molto il lavoro. Affondo il coltello e poi rifinisco in questo modo, sempre avendo cura di ottenere una bella brunoise. Una volta ottenuto pari peso dei tre ingredienti, possiamo procedere alla cottura. La casseruola perfetta per il soffritto è questa, quindi superficie larga e bordi medio-bassi. Un giro d'olio, dentro cipolla, carota e sedano. Aggiungo subito il sale, in questo modo faremo fuoriuscire subito i liquidi delle verdure e manterremo umidità in cottura. Lasciamo cuocere il nostro soffritto per 15 minuti. La temperatura del fuoco è medio-bassa. Io continuo a mescolare frequentemente, in questo modo non si coloreranno ma cuoceranno dolcemente. Per avere un soffritto sempre pronto basterà congelare le verdure tritate da crude. Le fate asciugare su un canovaccio, le fate congelare sopra un vassoio e poi le richiudete negli appositi sacchetti. Come facciamo a sapere che il nostro soffritto è pronto? Basterà controllare che le nostre verdurine siano diventate belle traslucide. Quindi ci siamo. Adesso il nostro soffritto può unirsi a delle lenticchie, a della salsiccia. Scrivetemi nei commenti in quale ricetta secondo voi assolutamente non può mancare.